che piaccia o non piaccia, agli addetti ai lavori e non, senza collaboratori non si va da nessuna parte, ricordatevelo sempre. È un dato di fatto che non lo sto scoprendo io. La cosa più triste di tutta questa storia, in merito alle dinamiche della protezione, no? Oggi sapete cosa succede, che può succedere? Se viene qualche mio ex amico, qualche mio ex alleato, o comunque sia qualche mio ex nemico, e mi uccide, no? È un cinico paradosso. Le persone che hanno fatto sì, che mi hanno messo in questa condizione forzata, sicuramente, come hanno fatto con altri collaboratori, no? Sapete cosa uscirà fuori? E già ve lo annuncio già da adesso. Uscirà fuori che sono stato ammazzato, no per rappresaglie vecchie, in base al mio status da collaboratore, no, faranno passare che il panzuto in qualche modo è stato ammazzato perché si voleva reinserire camorristicamente o comunque sia è andato ad affrontare qualcuno malavitosamente, sempre sulla linea malavitosa. Non diranno mai che il panzuto è stato ammazzato in base alla sua collaborazione e questa cosa è pienamente di responsabilità loro. No, faranno passare che panzuto l'hanno ammazzato perché in qualche modo è tornato a Napoli e si voleva inserire in qualche contesto malavitoso, comunque sia, in dinamiche malavitose. Quando parlo della mia posizione passata parlo di Ricciardi. Mi adoperavo in primis nel mio quartiere e poi ovviamente mi adoperavo come braccio armato, facendo cose che non fate fatica a capire. Loro ogni 2 anni, e ti parlo dell'SCP di Roma, chiedono alla DDA se ci sono sempre le esigenze di far stare una il soggetto sotto protezione o meno. A me è capitato che, anche contro la mia volontà inizialmente, hanno mandato la richiesta alla DDA e mi hanno detto: guarda, l'SCP ti è capitalizzato, ha avuto il parere favorevole della DNA, e loro nel momento in cui hanno il parere favorevole della DNA sono autorizzati a capitalizzarti, che vuoi o non vuoi. Sono cessate sia giuridicamente e sia a livello di sicurezza la necessità di proteggermi. Sono stato obbligato a tornare, perché dimmi te, io casomai avevo una possibilità remota in Liguria, che vivevo ho vissuto 14 anni e conoscevo tutti, ovviamente persone, la parte sana di Genova, la parte sana della Liguria, va bene. Mi dice: senti Gennaro, tu una volta che stai uscendo dal programma hai perso il privilegio che ti cautelava, perché qua in base ai tuoi precedenti passati non sei ben voluto, e se prima in qualche modo potevi rimanere qua di fatto e noi non abbiamo mai potuto agire nei tuoi confronti, ma visto e considerato che non stai più sotto protezione, noi possiamo agire con un foglio di via aderenze, e quando dico aderenze uso un parolone, ce l'ho in Liguria e ce l'ho a Napoli. Però le aderenze via a Napoli quali sono adesso, con tutti i limiti che ho per il mio stato attuale? La mia famiglia. E mo sono stato obbligato a tornare alla mia famiglia. Però ripeto, io sto sollevando questo non perché li voglio la protezione, perché arrivato a questo punto, io con queste persone che agiscono così, e onestamente, che io, non ripetere, vicino a queste persone non mi sento delinquente. Perché io comunque sia, se sono stato delinquente, perché ero ignorante, non ho studiato. Queste posizioni, queste persone stanno al loro posto perché sono persone che hanno studiato. Per capitalizzare a un collaboratore di giustizia devono avere la certezza, attraverso le questure, informative della questura, informative della prefettura, che i clan che in qualche modo tu hai fatto parte, o comunque sia amici e ex amici, cioè amici e nemici, che in qualche modo tu hai tirato in ballo nelle tue dichiarazioni, e soprattutto che hai fatto condannare e che devi fare ancora altri processi, eccetera, eccetera, automaticamente non sono più attivi, a prescindere dal mio grande appartenenza, il mio zio Rosario, Piccirillo, che poi comunque sì abbiamo portato avanti io e lui. I miei nemici storici attualmente alla Torretta, i Frizziero, poi
cosa più preoccupante per la mia persona, sempre in merito ai miei ex alleati, parlo di Licciardi, Continuo, Mallardo, cioè comunque sia tutti i clan che in qualche modo storici e blasonati nella fattispecie malavitosa, cioè sono attivi, l'elenco lungo di persone che ho tirato in ballo o comunque sia che ho fatto condannare, che adesso paradossalmente sono liberi come lo sono io. Io onestamente non mi preoccupo né di Fide Piccirillo e né dei Frizzir, non mi preoccupo proprio. Io mi preoccupo tanto di Licciardi, Maria Licciardi, che recentemente ha avuto un'ordinanza di custodia cautelare, che tra parentesi ci sono anche le mie dichiarazioni. Mi preoccupo tanto dei Contini, mi preoccupo tanto dei Mallardo, mi preoccupo tanto anche dei miei ex nemici, i Mazzarella. È certo che mi sento in pericolo. Visto e considerato che poi in sostanza la protezione ai collaboratori ce la dobbiamo fare noi, ma anche al nord ce la dobbiamo fare noi, perché comunque sia nelle località dove ti mettono, per i loro protocolli, che può essere un'iscrizione alla scuola, che può essere un'iscrizione alla scuola calcio, eccetera eccetera, paradossalmente sono loro che fanno saltare la tua copertura. Ecco perché poi assistiamo che muoiono, vengono ammazzati i collaboratori sotto protezione, sia per un fattore cautelativo di sicurezza, sia per un fattore di reinserimento. L'SCP non esiste. Sanno bene che stanno facendo un qualcosa di, come posso dire, di strafottente, un qualcosa che va contro il principio in merito alla sicurezza. Usano una condotta usa e getta, che se ne fregano delle sorti poi del collaboratore, della famiglia del collaboratore. Pochi collaboratori hanno il coraggio che sto avendo io adesso di andare contro un sistema. Nel momento in cui tu mi dici fittati una casa e sai bene che io una casa non me la posso fittare, no, perché non ho gli strumenti, devo fare una busta paga falsa, e onestamente oggi sono una persona cambiata. Onestamente per me fare una rapina o fare una busta paga falsa per me è la stessa cosa, sempre di un reato si tratta. Oggi come campo porto avanti dei progetti, a prescindere che mi dà una mano la mia famiglia, alle persone che si pensano che questi collaboratori sono privilegiati, sono pagati, eccetera, eccetera. Tenete presente, e questo lo dice il mio sano principio, la mia sana dignità, che adesso ho, mentre invece in passato non la vivo, potevo avere accesso a altri soldi. E onestamente, non me ne, per principio, come ho detto, è perché in merito al meccanismo iniziale ho capito che è un meccanismo trappola,